Ciao ragazzi, stiamo qui a parlare della prima rivoluzione industriale. Stiamo realizzando una video lezione con Aina, Simone. e cerchiamo di illustrare attraverso delle slide una mappa, organizzate in mappa concettuale questo fenomeno. Prego, Simone. Allora, la prima rivoluzione industriale avvenne grazie a tre fattori: l'abolizione degli obblighi, il rinnovamento delle tecniche di coltura e l'introduzione nell'agricoltura di innovazioni tecnologiche e scientifiche. È stata anche una rivoluzione demografica grazie al miglioramento delle scienze dell'igiene e grazie alla diminuzione della mortalità infantile. E comportò? La crescita della popolazione, soprattutto nelle città europee. Però i contadini rimasero molti in campagna, infatti fino alla metà dell'Ottocento l'agricoltura restò la principale attività economica. Qui vediamo due immagini, Sì. la macchina a vapore Vapore. applicata ai trasporti e alle aziende, che insomma c'era già, però viene innovata con nuove cose. Adesso vediamo le scoperte che hanno prodotto questa evoluzione potente. Vai in. Verso il 1870 iniziò la seconda rivoluzione industriale che si distinse dalla prima per due motivi: l'uso di nuove fonti energetiche come il petrolio e l'elettricità. L'Inghilterra perse il suo primato industriale e dovette competere con la Germania e gli Stati Uniti. Inoltre, in questa seconda rivoluzione industriale avvengono che cosa? Moltissime scoperte ed invenzioni. Nel 1855 negli Stati Uniti vennero perforati i primi pozzi petroliferi. Nel 1878 l'americano Thomas Alva Edison costruì la prima lampadina. Nel 1871 l'italiano Antonio Meucci sperimentò il telefono. Nel 1864 venne scoperto l'acciaio. Nel 1885-86 i tedeschi Gottlieb Daimler e Conrad Benz produssero i primi motori a scoppio. Nel 1895 i fratelli Lumière inventarono il primo apparecchio cinematografico. Nel 1903 i fratelli Wright riuscirono a far decollare il primo aereo e a sostituire l'operaio comparve la catena di montaggio. Allora, nel giro dei 50 anni avvengono innumerevoli scoperte e innovazioni, e questi sono il vero motore della seconda rivoluzione industriale. E cosa succede? Che Che si diffonde molto nel mondo l'uso di queste scoperte. scoperte, e comporta cosa? Grandi passi in avanti anche nell'ambito della medicina e dell'igiene e della nutrizione. Nel 1909, infatti, venne creato il primo antibiotico, il Salvarsan. Nel 1902 vennero scoperti ormoni e vitamine. Nel 1899 si cominciò a vendere l'aspirina. E vennero anche inventati nuovi metodi di conservazione del cibo per farli giungere in tutto il mondo tramite vagoni frigorifero e navi refrigeranti. E questi E usi? queste scoperte fatte durante la seconda rivoluzione industriale furono rapidamente sfruttate. Ad esempio, con la scoperta delle lampadine andarono a sostituire le lampade ad olio e col petrolio si cominciò a produrre plastica e farmaci. Quindi un enorme cambiamento dell'abitudine di vita. Si abbassano gli incendi nelle città ed ecco qui che abbiamo trovato addirittura un'immagine storica La delle pubblicità. prime aspirine vendute per risolvere le infezioni. Ma c'è anche un'altra grande innovazione nella produzione. L'uomo non è più artigiano che produce tutto, ma l'uomo diventa operaio. Ce la racconta Ina. La catena di montaggio dell'automobile. Alla fine dell'Ottocento, l'americano Frederick Winslow Taylor inventò la catena di montaggio. I suoi principi fondamentali erano due: dividere il lavoro da compiere in tante operazioni, portare il lavoro agli operai e non gli operai al lavoro. Un altro americano, Henry Ford, fu il primo ad applicarla in una grande industria, infatti la utilizzò per costruire la celebre Ford T-Lizzie, un'automobile economica ma non di scarsa qualità, la prima automobile di massa. Ne ha prodotti tanti, vero? Ne ha prodotti tanti, 15 milioni di esemplari. Qui abbiamo trovato un'immagine storica, abbiamo trovato la catena di montaggio, una foto della catena di montaggio originale e anche Charlie Chaplin che critica questa nuova condizione dell'uomo, uomo che diventa macchina, che diventa un pezzo delle macchine che fanno le macchine.
Quindi insieme alla catena di montaggio c'è anche un ragionamento da fare sull'uso dell'uomo all'interno della catena di montaggio. Adesso parliamo del positivismo. Che cos'è il positivismo? Il positivismo è un periodo dove la gente aveva assoluta fiducia nella scienza e nella tecnica perché credeva che potevano risolvere tutti i problemi dell'uomo. E in questo periodo nacquero gli ingegneri, cioè persone che avevano grandi competenze tecniche e scientifiche. E tra questi ci sono Darwin, che inventò il libro L'origine della specie. Sì, scrisse il libro Sì. L'origine della specie, quindi come l'uomo si è sviluppato fino adesso, chissà dove sarebbe andato. Ecco, questo positivismo porta a pensare che se 50 anni hanno cambiato la vita dell'uomo, in 100 chissà cosa sarebbe successo. E in qualche modo ci avevano anche ragione. Perché? Però c'è un discorso da fare per quel che riguarda gli investimenti economici che servono a costruire queste nuove cose che si chiamano fabbriche. Cioè nasce la... Borsa, il ruolo dello Stato, il monopolio e l'oligopolio. Allora, gli imprenditori... Nella prima fase della rivoluzione industriale non servivano grandi capitali per aprire un'attività imprenditoriale, ma con il passare degli anni il ricorso ai capitali fu sempre necessario. Così gli imprenditori erano costretti a chiedere dei finanziamenti alle banche, ma non bastava, per questo che vennero create le società per azioni. Nelle società per azioni il valore di un'azienda veniva diviso in tante quote e chiunque poteva venderle o acquistarle. Il luogo di questa contrattazione veniva chiamato borsa. La più importante era Londra, ente invertito dello Stato. Man mano che la rivoluzione industriale avanzava, la necessità dell'intervento dello Stato aumentava. In primo luogo per togliere le inutili tasse che impedivano il libero commercio, come quella di pagare per attraversare un ponte o per entrare in una città. In secondo luogo per sostenere l'iniziativa privata. Lo Stato dovette intervenire anche nella costruzione di strade, ponti, porti, eccetera. Divenne anche efficace nell'ambito dell'istruzione. Allora, l'intervento dello Stato era molto importante a supportare questa innovazione, perché un'industria senza strade non funzionava, un'industria senza luce elettrica non funzionava. C'era bisogno dello Stato, ma che rischi ci sono con questa nuova industrializzazione, allora e oggi? La diffusione dell'industrializzazione però comportava dei rischi, il monopolio e l'oligopolio, cioè il dominio del mercato di una o di poche industrie. La risposta a questo problema venne dai paesi più industrializzati tramite rigide norme, le leggi antitrust. Cioè impediscono l'assommarsi di produzioni in poche mani. Ma questa cosa però è scongiurata o c'è ancora? C'è ancora. C'è ancora. Qua infatti vediamo in questa piccola immagine come poche aziende che noi chiamiamo Multinazionali. contengono al loro interno tantissimi marchi che sono altre aziende e le controllano e organizzano e sono padrone del mercato. Questo è un bene o un male? È un male. È un male perché tutte queste piccole aziende non possono svilupparsi se non perché dal centro arriva la possibilità di organizzazione e quindi in qualche modo diventano controllate anche nelle loro possibilità di sviluppo. Ma cosa succede? Succede che la storia Continua. continua e quindi... E vengono fatte nuove scoperte come cellulari intelligenti e micelle spaziali per viaggiare nello spazio e apparecchi ospedalieri sempre più efficienti per fare analisi più accurate. Quindi possiamo dire che la rivoluzione Non è magari non è ancora. più industriale, ma c'è ancora. Sì. Ecco, buona visione, speriamo di essere stati chiari e buono studio con il nostro contributo sulla rivoluzione industriale. Ina e Simone. Fusillo, vi auguro buona visione.